La storia dei diritti umani attraverso volti di persone che Amnesty International ha contribuito a salvare dalle carceri di tutto il mondo. 60 volti per 60 anni, questo il nome della mostra ideata dall'artista e attivista Gianluca Costantini che da questa settimana è possibile ammirare nell'atrio del Liceo Mamiani nella sede dell'ex Morselli in via 11 febbraio. È una sensazione bellissima perché testimonia tante cose, testimonia il significato della scuola, testimonia l'impegno delle professoresse che si sono veramente date, testimonia la collaborazione fra istituti perché l'allestimento è di un altro istituto, testimonia il fatto che siamo nel centro della città e quindi è facile vedere questa mostra anche semplicemente affacciandosi. Testimonia il fatto che queste 60 persone sono ancora vive o sono morte di morte naturale, e anche se hanno dedicato la vita a difendere i diritti umani. E testimonia il fatto che è bello che dopo 60 anni Amnesty sia così viva e vivace, che ci sia un gruppo di attivisti qua a Pesaro, che le persone esprimano la loro difesa dei diritti umani in tante modalità. Gianluca Costantini lo fa ad esempio col disegno. Queste persone lo fanno con la loro quotidiana vita, quindi testimonia il fatto che siamo tutti parte di un'unica umanità e dobbiamo tutti impegnarci gli uni per gli altri. Il nostro rapporto con Amnesty come scuola, cioè come Liceo Mamiani, è un rapporto decennale ed è un rapporto decennale costruito sulla base, diciamo, dell'idea che noi facciamo sempre lavorare i ragazzi su percorsi di diritti umani, della difesa dei diritti umani. Questo a prescindere da quando è entrata in vigore la legge sull'educazione civica, sull'insegnamento di educazione civica, che nella nostra scuola si è sempre comunque fatto. E abbiamo avuto questo incontro molto fortunato con il disegnatore, l'artista e attivista, come viene meglio definito, Costantini, il quale ha realizzato a suo tempo la famosa sagoma di Patrick Zaki e che da sempre in realtà si ha dedicato la sua penna e il suo disegno a, diciamo, promuovere i diritti umani e soprattutto a proporre all'attenzione dell'opinione pubblica situazioni in cui questi diritti umani vengono in qualche modo offesi, lesi, tant'è vero che adesso abbiamo anche la campagna sull'Iran e sulla libertà di espressione femminile delle donne. Amnesty Italia voleva in qualche modo festeggiare i 60 anni della sua, da quando è stato fondato, e abbiamo pensato di realizzare questi 60 ritratti, uno per ogni anno, partono dal 61, dal fondatore di Amnesty, e di tutte storie che sono finite bene, quindi di persone che sono state liberate, di persone che hanno vinto dei premi, che hanno aiutato a cambiare, aggiustare il nostro mondo. Quindi sono persone un po' di tutto il mondo che hanno soprattutto contribuito alla libertà nel proprio paese.